Appassionati di calcio, amici della Serie D, un cordiale benvenuto da Alessandro Pau. Siamo in diretta dal Riano Athletic Center di Roma, dove oggi finalmente la Roma City farà il proprio esordio nel centro sportivo nuovissimo tirato su dal presidente Tonino Doino. Oggi l'avversario di turno è il Monte Giorgio, partita importantissima per la corsa alla salvezza di queste due squadre divise ora da 3 punti in classifica. Infatti il Monte Giorgio ha 9 punti, mentre la Roma City ne ha solamente 6. Attenzione, ancora colpo di testa! La palla che scivola fuori dalla porta per pochissimi centimetri. Reparto offensivo molto interessante, quello di mister Gabriele Baldassarri. Lasciò la panchina a fine stagione. Ora è tornato. Attenzione alla palla che per poco non va a finire alle spalle di Barone. Poi Cardoni viene disturbato di testa. Albanesi prova a scappare, attenzione al contropiede, la palla è buona all'indirizzo di Antichi che prova a superare Rimondi, poi Antichi con il destro, Barone senza problemi, blocca il pallone, lo mette giù. Molto interessante questa punizione per il Montegiorgio. Parte il cross sul secondo palo, il colpo di testa di Diop. La palla che finisce in porta, il vantaggio del Montegiorgio, il colpo di testa di Diop, il numero 6, vale l'1-0 per il Montegiorgio al 39esimo minuto di gioco e 1-0 per gli ospiti. Tutto pronto per l'inizio della ripresa che parte in questo istante, non ci sono cambi. Far leva con le mani per andare a mettere praticamente un cross nel mezzo. Ci riesce Gagliardini, la palla diventa buona per il destro. Poi la palla allontanata da Forconesi, Raffini torna all'indietro, Cabella al volo, prova il destro. Palla larghissima che si spegne sul fondo. Vediamo se la Roma City riuscirà a replicare quanto fatto dalla squadra avversaria nel primo tempo. Cabella parte col destro direttamente in porta, palla che si spegne sull'esterno della rete, ha provato a beffare Forconesi. Albanesi pronto a scodellare il cross nel mezzo. Palla tesa sul secondo palo, ancora il colpo di testa alto sulla traversa. Montegiorgio che torna in possesso del pallone, prova ad attaccare centralmente. Tang Korang allarga il gioco sull'out di sinistra. In area di rigore il Montegiorgio con il tiro a giro, palla sul fondo. Diakité ormai sta facendo la punta, Diop allontana. Ancora Roma City. Quarta disperazione in avanti la squadra di Statuto, parte il cross, la palla è buona, lottano, poi si gira il tiro di Raffini, De Mutis, una mischia, alla fine la palla viene allontanata, due giocatori a terra della Roma City, ormai vicinissimo al successo, mister Baldassarri alla sua prima sulla panchina del Montegiorgio. Ovviamente ricordiamo che si tratta di un ritorno per lui sulla panchina rosso-blu, intanto un rimpallo che favorisce il Montegiorgio, si era alzata però la bandierina, il tiro comunque non aveva raggiunto la porta di Barone. Mentre stiamo toccando in questo istante il 50esimo, arriva il triplice fischio, il Montegiorgio espugna il Riano Athletic Center per 1-0 con la firma di Diop nel primo tempo. Intanto hai detto bene, abbiamo incontrato una squadra forte, una squadra che molti giocatori, cioè gli over sono esperti, no? Di Aguidè, via dicendo, Rugy che è entrato, quindi anche gli under sono bravi, io ho allenato Ricci, Ludovico, la Viterbese, quindi so anche il valore Menghi, quindi, però l'abbiamo affrontata con grande umiltà, l'abbiamo affrontata bene, abbiamo messo in campo le armi nostre, che sono quelle di cercare sempre il gioco quando possiamo e di essere aggressivi nel modo giusto. In una settimana abbiamo buttato dentro qualche idea, è chiaro che abbiamo molto da fare, eh. Non è che questa vittoria, certo, ci dice per il morale, per la classifica, però il cammino è talmente lungo che sai, una vittoria così resta la soddisfazione, però ripeto, c'è molto da lavorare. La società sta dimostrando di avere le idee chiare, un progetto sicuramente molto importante. Assolutamente sì, l'impianto come avete visto è un impianto di categorie superiori, quindi oggi è stata la prima partita, purtroppo non è andata bene a livello non di gioco ma a livello di finalizzazione perché ci siamo, purtroppo abbiamo sbagliato troppi gol.
però tutto sommato a livello di squadra come ha reagito sono abbastanza contento, però ovviamente ci mancano i punti e da oggi in poi l'obiettivo principale sarà quello di stringerci attorno e fare ancora più gruppo di quello che stiamo facendo.